8:47 in diretta dagli studi del TG Noi per questa puntata di Buongiorno con noi di mercoledì 4 aprile 2018 in compagnia di Marco Lunardi, gruppo Speleo Club Garfagnana. Vedo sul monitor di servizio che il nostro Bedini, che è il signore che è di là dal vetro, avrebbe già pronte le immagini da Lucchese, ma le vediamo dopo. Dopo vediamo il servizio anche su questo 1-1 tra Lucchese e Pistoiese. Intanto Paolo da Pietrasanta stamane è scatenato perché dopo, insomma, Paolo però non mi hai detto se facevi dell'ironia sulla Juventus e sui Juventini. Dice adesso cambia argomento. Parlando di acqua, Paolo dice, vogliono fare l'autostrada dell'acqua per portare la nostra acqua a Livorno per fare un favore agli industriali del luogo. Paolo da Pietrasanta. Ma io sinceramente, Paolo, di questa cosa confesso la mia ignoranza, non ne so nulla. Mi No, rivolgo a Marco se ne sa qualcosa lui, tanto visto meno che. io, no, No, non, non so sinceramente Bedini. non ne sappiamo nulla, non sappiamo se è una cosa reale o meno questa. Prima parlavamo di altre autostrade, quelle con Sì, l'asfalto, però. dell'asfalto, ma. Beh, però una cosa si può confermare, lo dicevamo prima, no, Marco? Insomma, la zona della provincia di Lucca, delle Alpi Apuane, soprattutto, è ricchissima d'acqua. È ricchissima d'acqua. E quindi probabilmente anche qui c'è qualcosa che forse Sì, andrebbe c'è da rivisto. starci attenti, c'è da monitorarli. Gli acquiferi, in particolare i carsici, purtroppo hanno una gestione, devono essere monitorati attentamente perché un inquinamento è ben più grave rispetto ad altre zone, nel senso che laddove abbiamo un ambiente carsico. Non c'è un filtro, quindi quello che è sul territorio, che cade diciamo in maniera superficiale sul territorio, non viene filtrato e va direttamente nell'acquifero. Rispetto magari all'Appennino, dove invece, non essendo carsico, l'acqua viene filtrata dai vari strati della terra e quindi si Questo è purifica. molto interessante quello che stai Quindi, dicendo. diciamo, la risorsa e l'acquifero carsico, che sicuramente nel corso degli anni diventerà, una risorsa importante da noi, ma come in tantissime altre zone dove hanno questo genere di struttura geologica, va monitorata proprio per questa ragione. Perché non essendoci un filtro, noi abbiamo fatto delle colorazioni, non certo per, diciamo, capire l'inquinamento, ma per un discorso di studio appunto di ricerca di eventuali laghi, passiamo il termine, una grotta drena il colorante che mettiamo in 2-3 giorni, vuol dire che buttando il colorante dentro la grotta in 3-4 giorni esce alla sorgente, lo stesso quel colorante, siamo proprio sicuri perché viene monitorata prima, non c'è niente, non c'è colorante e dopo 4 giorni in regime di piena, quindi con piogge importanti, esce. Ho capito, no, Quindi è questo ovvio che se c'è effettivamente. una sostanza inquinante va a finire esattamente dentro l'acquifero e se te peschi quell'acqua te la trovi inquinata. Ho capito, no, quello che hai detto è molto interessante. Vorrei completare la rassegna stampa con la cronaca di Lucca del Tirreno e poi vediamo anche la cronaca di Viareggio. La lotta alla violenza, l'iniziativa, sotto le mura una sala sarà dedicata a Bania Vannucchi, ricorderete quello che è successo poi da anni fa, lo spazio nel baluardo San Paolino è lo stesso che ospitò il concerto per la donna uccisa. La proposta è partita dalla soprano Silvana Froli, che conosceva l'infermiera Arsaviva. Non dobbiamo dimenticarla. È come se ha ragione Silvana Froli. Poi commercio, cibo e clienti, multato il ciclo di vino. Per il comune non poteva avere tavoli e sedie, il locale di Via dei Borghi però ricorre al giudice. Poi il Summer Festival, sei appassionato di musica? Dai, un Che pochino tipo sì. di musica ti piace? Insomma, dai, non sono proprio Cosa appassionato. ascolti? No, cosa Ma ascolti? Cioè, ascolto accendi la musica radio. italiana Musica e italiana, sì, musica e italiana. poi accendo la radio e quello Quindi che nulla. passa radio Quindi anche sì. conosci questo Sera e basta? No, No. io sinceramente non lo conoscevo, però adesso lo conosciamo. È il rapper dei teenager, quindi ora se ci sono dei ragazzi, ma spero siano tutti a scuola, eh. Se c'è qualcuno a Saranno tutti a casa scuola. dirà, ma guarda quel vecchio bacucco del Casotti non conosce neanche Sera e basta. Il rapper dei teenager è un nuovo logo, chiudono il cartellone, il 1° luglio il concerto di Sera e basta. In tutto le date saranno 14, ora si parla del Summer Festival. Dopo 20 anni il simbolo della manifestazione cambia veste. Qui vediamo anche il patron Mimmo D'Alessandro in questa foto piccola. Poi monumenti illuminati di blu per la giornata sull'autismo. E poi andiamo, vediamo un po', andiamo qua dove, adesso se lo trovo. Sì, allora, questa è una notizia anche curiosa. Andiamo a Porcari. Questo ragazzo, questo bimbo, è andato dal sindaco di Porcari Fornaciari. E insomma, gli ha fatto delle rimostranze, delle richieste. L'alunno al sindaco, qui lo vediamo di spalle perché, so, essendo un minorenne, dice: servono più lavagne, attenzione,
e stipendi migliori. Probabilmente non si riferisce agli stipendi per gli insegnanti. Bambino di 10 anni scrive al primo cittadino di Porcari per dire cosa serve alla città e viene ricevuto in municipio. Magari, chissà, cominciassimo a dar retta anche ai bimbi che sono, insomma, baciati dall'innocenza e da quello, insomma, dalla schiettezza, perché a quell'età, insomma, credo che la malizia ancora non Non ci esiste, non siamo. dovrebbe esistere. Forse anche i nostri amministratori potrebbero prendere spunto, potrebbero prendere qualche spunto interessante. Andiamo a Viareggio, la città che cambia. Fermo il cantiere per la farmacia in Piazza Dante, stop temporaneo imposto dalle disposizioni della soprintendenza e l'apertura slitta. Ferrovie dello Stato apre il cantiere per la facciata e gli infissi della stazione. L'intervento sarà completato per la fine dell'anno. I sottopassi, parla il vice sindaco Alberici, serve un ragionamento complessivo e la sottostazione atteso. Accordo tra le ferrovie statali Terna ed Enel. Poi alla Lenci Sub la banchina Maria Luisa di Borbone. L'approdo turistico di Via Coppino fa il bis con un investimento di oltre 60.000 euro. Concessione assegnata con bando dell'autorità portuale regionale. Si parla anche del Pucciniano. Baldini va al ministero. Il capogruppo del Movimento Cittadini non ha ancora ricevuto gli atti richiesti. E truffa imprenditori a processo. Avrebbero spillato 66.500 euro a un collega proponendogli un impianto immaginario per l'energia. Insomma, se le inventano tutte. Poi c'è questa novità: la marijuana adesso arriva a domicilio. Sono due negozi che in Versilia hanno iniziato a vendere i prodotti alla cannabis senza principi attivi illegali e per accontentare i clienti si inventano servizi ad hoc. Stamani non mi riesce a sfogliare i giornali. Poi per i grandi eventi, torniamo a parlare qui di musica, a Bussola domani si aspetta il 2019. La burocrazia sta ritardando l'annuncio del concertone. Mimmo D'Alessandro che dice: tutto rimandato, forse qualcosa di piccolo. Delitto Romanini, via l'esame della pistola per l'accusa e l'arma del killer. Oggi l'incarico al reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri. Ed infine ho queste ultime due pagine che ci portano la prima a Pietrasanta. Fondazione Versiliana, si dimettono tutti. Presidente, consiglio e direttore artistico resteranno operativi fino alle elezioni di Lorenzo. Abbiamo risanato e rilanciato il festival. Il nostro compito è finito. Sul lungomare, qui siamo a Forte dei Marmi, 200 nuovi parcheggi a pagamento. In centro verranno realizzati stalli sia blu sia gratuiti. Anche a Vittoria Puana arriveranno i parchimetri. E poi sorprese a rubare nelle auto di Roma Imperiale. Tre si danno alla fuga, ma dopo un inseguimento uno di loro viene arrestato dai carabinieri. Senti, abbiamo il tempo di cominciare a vedere qualche foto di quelle che ci hai portato, così spieghiamo di cosa si tratta. Ecco, questa è la prima. Allora, questo intanto se tu dove Sì, è siamo. un po' misto. Qua ho portato un po' di foto, in particolare, visto che sapevo che sei un appassionato della carcarà e della tambura, di quella zona, quindi degli abissi di quella zona. E quindi questa è una tipica condotta che si può, diciamo, trovare Cioè, in da grotta. lì si Da lì entra. è un passaggio, non è nell'ingresso, nell'uscita, è un tratto di grotta, è un tratto. Si vede benissimo come ha scavato Qui l'acqua. invece? Idem, qua abbiamo sulla destra l'acqua, quindi stiamo passando accanto a un piccolo laghettino e si vede bene sempre sopra l'acqua il lavoro di erosione che è stato fatto dall'acqua stesso quando era un regime a pressione la condotta. Senti, come si diventa mentre continuiamo? Questa è bellissima, questa è. Questo, diciamo, è quello che sfata il mito classico che si pensa che le grotte sono strette, quando invece abbiamo Mamma mia! ambienti di una trentina, 40 metri di larghezza e altezza, insomma. Siamo sempre nel. Sempre in carcaraia, sempre sulle nostre puane. Quindi. Sì, questo invece è l'aspetto verticale, è quello che appunto, diciamo, crea un po' la problematica maggiore, quindi la progressione in queste grotte presuppone una conoscenza di alcuni accorgimenti tecnici e l'utilizzo e il saper utilizzare attrezzatura specifica per Ecco, di salire e solito non si va da scendere. soli. È No, non si va da soli, pericoloso andare da soli perché poi non si. ha senso, diciamo, andare da soli, nel senso che l'attività che viene fatta in grotta, non può essere fatta da soli perché ha necessità di portare dentro talmente tanto materiale che una persona da sola non può farlo. Se invece uno ha velleità più, diciamo, sportive o per qualche ragione personale di fare determinate performance, può farlo anche da solo. Diciamo, non cambia più di tanto il rischio. Anzi, spesso si dice che chi va da solo sta molto più attento.
ovviamente se succede qualcosa è solo e quindi. Guardate queste anche, sono veramente delle immagini, delle foto bellissime. Ma la prima volta che sei andato in grotta te lo ricordi? Hai avuto un po' di paura? Come si Io mi comincia? ricordo Perché mi hai detto, ma benissimo. non è così complicato, ma non credo neanche sia così facile. No, mi ricordo benissimo la prima volta che ho messo, diciamo, il piede dietro un angolino e mi dicevano, diciamo, queste persone con cui ero insieme che lì non ci aveva messo il piede nessuno. E è stata un'esperienza. Cioè, io non mi ci volevo, E non tu ci hai volevo pensato, ma perché girare. proprio Ma io? perché non ci mandate me? Ma Tu eri siamo nelle sicuri? Era una Apuane, puane, sì, era una puane. mamma. È un'esperienza, è proprio quello che poi ti anima e ti consente di continuare a fare questa Guardate attività. questa, guardate questa. Poi voglio dire, si trova. Qui Questo, sembra essere dentro le grotte del vento anche, questa è lì vicino, diciamo, questo è, siamo in Corchi, non siamo più in Tambura, e è una zona estremamente concrezionata, no? Poi la Ragoniti. natura fa questi disegni, questi, come definirli, questi arabeschi, queste cose Ragoniti, sì, esatto, è veramente che bello, sono fantastici. particolari, sì. Quando sei Sfidano la dentro, gravità, quando sei sfidano. dentro, quali sono, cosa si prova anche dopo tante volte, comunque quando ti trovi nel ventre della terra? È un'esperienza, è un viaggio sia dal punto di vista fisico ma anche psicologico, perché comunque sei al buio, nel senso che la tua fonte di luce è l'impianto elettrico che hai sulla testa. Se non ci fosse quello, avesse un malfunzionamento, sei al buio completo. Ecco, però non fa freddo quando sei giù. Non fa freddo fin tanto che stai in movimento Ah, e non c'è una temperatura media, c'è una temperatura costante. costante in Sapevo grotta. questo. Però se sei in Carcarai abbiamo una temperatura che va dai 3 ai 7 gradi, Solo? se sei in Corchia magari siamo più verso i 10-12, in Grotta del Vento mi sembra siamo intorno ai Ecco, io 13-14 ricordo le Grotte gradi, del Vento che visitai tanti tanti anni quindi fa, mi sembrava la temperatura discreta, la io. temperatura varia Ah. dall'esposizione, diciamo, su che versante è la grotta, possiamo riassumere dicendo che è la media annua della zona. Costante, quindi non c'è una variazione fra inverno ed estate, ma la temperatura resta costante, però a seconda della quota dell'esposizione abbiamo temperature più o meno basse. La Dice, problematica è 100% di umidità. qui vediamo l'attrezzatura, naturalmente il casco, quello che Sì, portate davanti. questo è in particolare è l'attività, diciamo, ulteriore, cioè noi ci muoviamo come speleologi fin tanto che abbiamo possibilità di arrivare in pertugi, ma comunque sia in aria. Ok, qui siamo arrivati sul fondo di una grotta, della grotta, in questo caso dovrebbe essere l'Abisso Chimera, e da lì in poi c'avevamo un lago davanti, un laghetto, quello che si chiama Sifone, e abbiamo organizzato con una piccola squadra di supporto allo Spelio Sub che ha tentato un'immersione per vedere cosa c'è Oltre. E oltre, cosa ha scoperto? che continua sott'acqua, quindi necessiterà di Quindi ulteriore. È sceso bisognerà tornarci. una quindicina, sì, ha fatto una sorta di. Una quindicina di metri non finiva Non ancora. Qui finiva, ovviamente era un sondaggio, eravate quindi. sempre sul Tambura, no? Qui Ecco, è, ecco qua. sì, questo qui è il sifone di una grotta che ha esplorato lo Ma Spelio è vero quello Club che dicono, tanto ora d'Alfagnana. ci seguono anche gli amici di Corfigliano, no? Ma è vero, è vera, è una leggenda che sotto il piano di Corfigliano ci sarebbe un lago? Ma più che un lago, un reticolo carsico e quindi un acquifero carsico. Ci può stare, no? Un lago vero e proprio non Non è credo, detto. personalmente non credo, però è un po' il bello della speleologia, bisogna andare a vedere, perché no? Crediamoci, se magari ti fa piacere ti iscrivi a un corso di No, speleologia. perché dicevi che è semplice. Allora, quando torniamo, al di là di vedere poi, di leggere i messaggi al 360 10 38 330, stamani vi vedo particolarmente reattivi. Oppure ancora Paolo da Pietrasanta che stamani è scatenato, non lo so, leggeremo anche i giornali e poi ma ci spiegherai davvero come si diventa speleologi, perché Certo, tu dici che è semplice, io è non. un'attività accessibile a Poi è chiaro chiunque. che spesso le cose sono animate anche dalla passione, dalla voglia di farle. Quando hai la passione e la voglia di farle, tutto diventa relativamente, diciamo, È di relativamente base, più semplice. Ci esatto. fermiamo per la pausa delle 9 e torniamo tra poco. 9 e 3 minuti, tra poco Matteo Bedini, se possiamo andare sul nostro sito così vediamo le notizie di apertura. Siamo sempre con Marco Lunardi del gruppo Spelio Club Garfagnana. Marco, Paolo insiste, adesso allora intanto ci dice che per quanto riguarda il discorso dell'autostrada dell'acqua, dice Paolo, così ci erudisce, è stata fatta una manifestazione a massa ed esiste un comitato che si chiama Acqua alla Gola e comunque poi aggiunge, adesso abbiamo capito Paolo che facevi dell'ironia e comunque aggiunge Forza Inter Paolo da Pietrasanta. Ecco. Poi
Poi dice, si tratta sempre del discorso dell'autostrada dell'acqua, si tratta di un comitato legato a quello di Val di Castello sul Taglio, Paolo da Pietrasanta. Ecco, la vicenda del Taglio forse ne hai sentito parlare. Sì, esatto. Poi, vediamo questo messaggio. Ciao Gino da Guzzi, però non capiamo perché. Hai capito? Sì, ho capito. Ah, Gino da Guzzi è uno che conosci tu allora? Sì, esatto. Ah, e qui forse ti vuol salutare. Il Guzzi è un'eminenza dello Stelio Club Garfagnana. Ah, ecco, ho capito. Allora salutiamo Gino da Guzzi. Mi ha iniziato all'attività, mi ha fatto da istruttore. Ah, ecco, allora è con lui che hai cominciato. Ho cominciato anche con lui, sì, esatto. Ecco, era uno degli istruttori. Ma è così, dicevi, non è così difficile diventare speleologi. In realtà credo che sia un po' difficile. Sì, ci mancherebbe, però è comunque sia un'attività che si può fare a tanti livelli, no? E quindi come tutti, diciamo, ambiscono a diventare calciatori di Serie A, ma poi può andare a giocare al calcetto, no? Sì, il paragone ci sta. E quindi alla fine uno può fare attività speleologica con soddisfazione a tanti livelli, quindi non c'è bisogno magari di andare fino a 1000 passametri sottoterra, ma puoi trovare, e io te lo dico perché mi sono divertito molto, andare ad esempio in cavità artificiali come le miniere, abbinando magari un percorso anche storico-culturale, è sempre speleologia. Oppure andare a camminare in montagna cercando ingressi, è sempre attività speleologica, e poi cominciare a scavarli, segnalarli e cominciare ad andare dentro. Quindi l'attività può essere fatta a tanti livelli. C'è ancora molto da scoprire, secondo me. C'è ancora tanto da scoprire, sì, sì. Sì, sì, è ovvio che siccome richiede molto più impegno, e più che altro più che impegno inteso come forza fisica, come tempo. La speleologia ha questa, diciamo, particolarità, è un'attività che porta via un bel po' di tempo. Non si riesce a farla 2 ore o 3 ore alla settimana. Come parti vuol dire una giornata. Vuol dire una giornata, dalla mattina alla sera, e un giorno magari per recuperare, perché magari ti devi mettere in certe situazioni dove l'attività, lo sforzo fisico non è tanto importante, ma magari sei in posizioni un po' strane e quindi ne risenti un po' anche il giorno dopo, se non sei particolarmente giovane. Perché non sei a passeggiare sul Fillungo o passeggiata a Viareggio, no? Esatto. Quindi, e sono quindi situazioni spesso un po' scomode. Un po' scomode, alcuni passaggi un pochino scomodi, ma anche la stessa temperatura, quando cominci a stare per 8 ore, 9 ore come dentro un frigorifero, perché a 4 gradi come essere dentro a un frigorifero è ovvio che ti debilita fisicamente, no? Sì, non te ne accorgi, ma poi quando esci ti fai una bella mangiata. Io avevo nella testa questo ricordo di tanti anni fa delle Grotte del Vento, dove è vero, cioè all'ingresso senti questo vento, no? Poi quando sei giù io pensavo che dentro le grotte ci fosse, sottoterra ci fosse sempre una temperatura. Non c'è sempre la stessa temperatura. Ecco, questo che non... Come diciamo, da grotta a grotta, da versante a versante cambia la temperatura. Allora, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, si parla di politica, adesso lo vediamo, eccolo qua, scontro sulla mossa di Maio, il leader del Movimento 5 Stelle, noi con Lega o PD, ma senza Berlusconi e Renzi. Salvini no a veti, idem irricevibile contratto dei 5 Stelle, oggi il via alle consultazioni al Colle. Vabbè. Vediamo se ce la fanno a fare questo governo, ma soprattutto poi che governo viene fuori. Anche sulla prima del Corriere della Sera il richiamo per la partita di Champions, Ronaldo fa il fenomeno, Juve Champions amara, Real vince 3-0, stasera attenzione tocca la Roma contro l'altra grande di Spagna, contro il Barcellona. Spero di sbagliarmi, spero fortemente di sbagliarmi per la Roma, ma insomma mi sa che dovremo renderci conto che in questo momento il gap tra le nostre squadre migliori e le migliori spagnole è piuttosto evidente. Blitz sui migranti, Parigi dispiaciuta, chiariremo tutto, Bardonecchia il ministro Darmanin. Poi California, la polizia, assalto compiuto da una donna, diversi feriti, sparatoria e terrore negli uffici di YouTube. Ecco, ne parlavamo adesso, no? Cioè, veramente, ora dispiace dirlo, no? Ma poi vabbè, cose che ogni tanto succedono anche da noi, ma veramente negli States, negli Stati Uniti d'America, io non so se ti è mai capitato di andarci, di visitare, ma mi pare che queste sparatorie spesso ci fanno pensare che, cioè, il Far West non è solo quello dei film, ma è ancora una triste realtà. È continuato, eh? Sì, sembra quasi che sia continuato. No, non lo so io, cioè, forse negli Stati Uniti d'America è più facile avere delle armi, forse c'è più la cultura, una cultura per modo di dire, perché insomma parlare di manca cultura, la cultura forse. Si possiedono delle armi che poi evidentemente servono per difendersi, ma spesso servono anche per fare del male,
forse non so se è tutta questa cultura, tu come la vedi? No, infatti, anche secondo me manca forse un certo tipo di cultura. Alla fine ci sono tanti cacciatori anche in Garfagnana, ma non è che escono, nonostante hanno il fucile in casa, non è che escono, sì, vabbè, e pigliano e ammazzano la gente. Ogni tanto, casi rari, è successo anche da noi, dobbiamo dirlo, leggevamo prima la notizia di Barsi. Sicuramente non a questi livelli, o perlomeno con persone così giovani che si ritorgono contro anche a situazioni ad esempio scolastiche. Quotidiano nazionale, il giocatore, in questo caso, prima parlavamo della tazzina del caffè che è cara, qui c'è il buon Di Maio che si beve questo caffè. Di Maio, PD primo interlocutore, sì alla Lega, veto su Silvio Berlusconi, un coro di no all'offerta. Poi, donna pugnalata a morte, fermato il compagno, femminicidio a Sarzana, sospettato un 29enne. Poi c'è questa notizia, curiosa e anche un po' paurosa, anche se tutto questo accadrà però, parlando di aree geologiche, tra milioni di anni. Però sappiamo che l'Africa a un certo punto si spezzerà, si spaccherà in due, no? Non succede fra due giorni, tranquilli. Voragine in Kenya, l'Africa è destinata a spaccarsi in due. I geologi accadrà fra milioni di anni. Questo fa parte un po' della deriva dei continenti, no? È così. Chi studia queste cose sa che insomma i continenti si uniscono, poi si ristaccano, ma questo in aree geologiche di milioni di anni. L'ultima volta fu la Pangea, quando tutti i continenti erano, infatti se ritagliate, se andate sul mappamondo, ritagliate il profilo dell'Africa occidentale col Sud America e li accostate, vedrete che quasi combaciano, no? Poi addio ad Enrico Petacco, giornalista esploratore dei misteri italiani, la storia del dal Duce a Petrosino. Senti, come si svolge la vostra attività? Vi riunite, avete un sito, avete abbiamo la pagina Facebook? Esatto, abbiamo la pagina Facebook dove si cerca di far promozione per quanto riguarda l'attività e in particolare rispetto a quelle che sono le attività per accedere, no, a questo mondo, perché comunque è una cosa che si può provare a far tutti, però purtroppo è meglio farla in un ambiente, tra virgolette, controllato, nel senso con persone che cercano di spiegarti quello che è l'attività stessa. Quindi vengono fatte due tipologie di attività propedeutiche al corso. Abbiamo le classiche speleocite aperte a tutti, dove portiamo persone che fino al giorno prima non avevano magari nemmeno l'idea di quello che era l'attività in grotta, sulle nostre grotte. E poi abbiamo un qualcosa in più che verrà fatto ad esempio la prossima settimana, il 7 e l'8 aprile, che è un weekend, un sabato e una domenica, con un'attività fatta in esterno. Per sabato e domenica adesso? Questo, sì, anzi credo ci sia ancora qualche posto, forse se qualcuno è interessato può contattarci. E forse c'è anche qualche foto di quello che viene fatto all'esterno per provare le varie tecniche di salita e discesa. Il giorno successivo fa le foto che magari avevo portato. Ora le vediamo, sì. E il giorno successivo viene poi fatta la dimostrazione in grotta, tra virgolette, di quello che uno ha capito. E poi c'è il corso vero e proprio di un mese su 3-4 weekend. Dove siete, viene... Qui dove siete? Qui li portate all'esterno. Questo è un posto bellissimo a Careggine. Perché uno ve lo portate subito così ad arrampicarsi? Sì, certo. Sì? Subito così? C'è da cominciare. Questo è un posto molto carino, una palestra di roccia a Careggine e si impara all'esterno, quindi senza la pressione psicologica di essere nel ventre della terra, le varie manovre e come anche risolvere eventuali problematiche che possono capitare. Che dici, è più facile così all'aperto? È più semplice, perché l'aspetto psicologico in grotta è una componente importante. Che in grotta cosa succede? Facci capire. Ma diciamo che il senso di non è tanto il senso di vuoto rispetto a quello che invece è fuori, è proprio magari un senso di claustrofobia, oppure il fatto del buio, il fatto del freddo, il fatto dell'umidità, ma soprattutto uno si rende conto, io credo, perché varia veramente da persona a persona, si rende conto che è distante da tutto e da tutti, non prendono i cellulari, non c'è contatto con l'esterno. Sei isolato dal mondo. Sei veramente isolato e quindi diciamo da dove sei entrato spesso devi riuscire e ti rendi conto che è distante e quindi l'aspetto psicologico comincia a farti fare delle cose un po' strane. E quindi il percorso speleologico è un percorso che va per gradi. Voi siete in cava?
Siete in una cava? Esatto, questa è una cava, sono altre opportunità per potersi divertire all'aperto, che appunto attrezziamo con le corde e facciamo muovere i primi passi in un ambiente un pochino più confortevole, in un ambiente. Chi volesse fare tutto questo, provare tutto questo, vogliamo ricordare a chi si deve rivolgere? A noi oppure al... Sì, ma come fanno? Spiegaci come fanno. Ci contattano attraverso la pagina Facebook dello Speleo Club Garfagnano oppure con una Quindi ricerca... fanno Facebook Speleo Club Garfagnano. Garfagnana, sì, oppure una ricerca su Google Speleo Club Garfagnana. Trovano tutte le indicazioni. Esatto, ci possono contattare e accedere al percorso a seconda di quello che vogliono, se vogliono fare una semplice prova all'interno di una speleogita oppure se vogliono provare con il corso vero e proprio, insomma. Beh, c'è un mondo tutto da scoprire. È un mondo tutto da scoprire, un mondo tutto anche, ti ripeto, abbastanza dal punto di vista dello spostamento, è in zona, sono i nostri monti, quindi... Il materiale lo abbiamo qui, non dobbiamo andare in Alta Italia o chissà dove per potersi godere magari di certi aspetti, non c'è... è qua e abbiamo la possibilità di fare veramente delle belle cose. Sono le 9:15, dobbiamo fare l'ultima pausa, quando torniamo i quotidiani sportivi e vedremo anche le immagini, le fasi salienti, il servizio su questa partita della Lucchese, pensate, in vantaggio fino al 96esimo, l'ultima mezz'ora con l'uomo in più, con la Pistoiese, contro la Pistoiese, eppure i rossoneri si sono fatti raggiungere proprio all'ultimo tuffo, ne parliamo tra poco. È il momento delle notizie sportive, dei quotidiani sportivi. Marco Lunardi del gruppo Speleo Club Garfagnana. Vabbè, tanto vedo che Bedini ci propone subito la prima della Gazzetta. Crau, cioè CR, wow, come dire, insomma, quasi la Gazzetta ultimamente va a cercare un po' questi titoli, a sottolineare la meraviglia, lo stupore che ieri sera, insomma, Cristiano Ronaldo, guardate questa, qui hanno addirittura facevano ieri sera dei calcoli, i commentatori, che si è andato a prendere questo pallone all'altezza di 2,20 m, 2,30 m addirittura. Ha fatto una cosa, questo è il gol del 2-0, veramente fantastica. E lo stesso pubblico della Juventus, dello stadio della Juventus, ieri sera a questo gol non hanno potuto far altro anche i tifosi juventini che applaudire. Standing ovation per Ronaldo che con una rovesciata pazzesca ribalta la signora. Lui si inchina e ringrazia lo stadium. Troppi errori bianconeri, espulso Dybala, Montella superato 2-1 dal Bayern, perché nell'altra semifinale il Bayern Monaco è andato a vincere 2-1 a Siviglia. Quindi insomma Bayern, Monaco e il Real Madrid sembrano le due squadre già avviate verso le semifinali. Juve battuta 3-0 dal Real e da un marziano. E oggi Messi, ci sei Allison? Beh, qui il pensiero è rivolto al fortissimo portiere della Roma. Vedremo se potrà in qualche modo arginare l'altro fenomeno del calcio mondiale che è Lionel Messi. Poi mamma che derby, perché ci sono anche i recuperi del campionato. Questa sera alle 18:30 a San Siro, Milan contro Inter. E poi Super Fiorentina nel nome di Astori, colpaccio della Samp, ieri altri recuperi. Pensate, questa è una cosa un po' curiosa, se volete, prendetela come vi pare. Però da quando è successo un mese fa, proprio un mese fa come oggi, era il 4 marzo, la tragedia di Davide Astori, la Fiorentina, se non ricordo male, ha giocato 3 o 4 partite e le ha vinte tutte. Chissà, magari, eh? Vabbè, io credo, chiaramente avrebbero preferito perderle tutte, quello che dico adesso è una sciocchezza e fare sì che il povero Astori fosse sempre tra noi, ma così non è stato. Tu proprio lo sport, beh, lo pratichi, perché comunque fare speleologia è fare dell'attività fisica e fare dello sport. Sì, faccio. Ma al di là dello sport praticato, come fruitore, no, non segui nulla? No, giocavo a pallone, però le varie vicende, doping, calcio scommesse, mi hanno allontanato. Un po' di, sì, diciamo, sì, sì. Non, disgustato. È molto più bello fare attività di passione, appunto. Ho capito. Poi, quotidiano sportivo, invece, leggiamo incredibile. Incredibile, tutto lo stadium applaude Ronaldo che segna il 2-0 con una rovesciata stratosferica. Il Real vince 3-0, Juve addio Champions. Perché ora qui, insomma, voglio dire, è inutile prenderci in giro, no? Beh, ora, perso 3-0 in casa, cioè, poi per l'amor di Dio, nella vita ci sta di tutto, però insomma, ieri sera gli stessi Allegri, Buffon hanno riconosciuto che ormai la Champions
purtroppo è andata. Roma ci prova a Barcellona per l'impresa, viaggio brivido al Camp Nou contro Messi, poi San Siro che torna alla scala del calcio, c'è profumo di Europa sul derby, poi vi sottolineiamo anche il patron Ivano Fanini, patron di Amore e Vita, Prodir, premiato con il Pegaso per la lotta al doping di cui prima. Ecco, poi dobbiamo chiarire, mentre lanciamo il servizio della Lucchese e possiamo tornare in studio, dobbiamo chiarire una cosa, questo credo un po' definitivamente, cioè ciclismo sì, ciclismo abbiamo visto tutti quello che è successo negli ultimi anni, però attenzione, non crediate che il doping sia una piaga del mondo dello sport, che ci sia solo nel ciclismo, cioè questo levatelo dalla testa, perché non credo e non penso proprio che sia così. Allora, Lucchese e Pistoiese 1-1, vediamo nel servizio com'è andata ieri sera al Porta Elisa. Effetto Champions sul Porta Elisa. Quando Lucchese e Pistoiese scendono in campo per il derby numero 62 nella storia dei loro confronti diretti in campionato, non ci sono più di 1000 coraggiosi sulle tribune dello stadio. Lopez ritrova Cecchini e concede fiducia al giovane Parker in attacco. È gara delicata perché ci si gioca la tranquillità ma anche la possibilità di lottare concretamente per un posto al sole nei playoff. Subito ospiti in completo bianco insidiosi con Ferrari, ma al primo affondo la Lucchese passa, corre il settimo ma corre soprattutto il poderoso Buratto che ruba palla, entra in area e batte di prepotenza il portiere Zaccagno. Prima rete in maglia rossonera per l'Etante Mediano arrivato col mercato di gennaio. Gara che si incanala decisamente su binari favorevoli per la squadra di Lopez. La Pistoiese reagisce e si rende insidiosa con Zappa che sollecita sempre attento Albertoni, ma nel finale del primo tempo Tavanti prima e Parker poi avrebbero il pallone del raddoppio, ma Zaccagno è reattivo e molto bravo. In avvio di ripresa gli ospiti producono il massimo sforzo, Ferrari è un pericolo costante cui è difficile mettere la museruola, ma l'espulsione di Terigi smorza la voglia della Pistoiese che si ritrova sotto di una rete e con l'uomo in meno. È qui che la Lucchese dovrebbe essere più cattiva, cinica e magari chiudere la partita, ma non sono caratteristiche dei rossoneri di questa stagione. Fanucchi ha l'occasione giusta all'incedere del 90esimo, ma la spreca. Ed allora in pieno recupero, anzi allo scadere del recupero, forse anche oltre, su traversone dalla sinistra, Luperini punisce così la Lucchese, gelando i 1000 del Porta Elisa. Finisce 1-1, risultato amarissimo per i rossoneri che non sanno più vincere in casa e che restano nel limbo. Ancora non del tutto tranquilli e coi playoff che si allontanano. Sabato si torna di nuovo in campo, ancora in casa e contro i sardi dell'Arzachena. Forse è l'ultima occasione per cullare i sogni di gloria e stavolta sarà davvero vietato fallire. E vediamo anche come i giornali raccontano di questo Lucchese-Pistoiese 1-1. Il Tirreno, Lucchese beffata fuori tempo massimo da una cinica Pistoiese. Gli Orange pareggiano 20 secondi dopo la fine della partita. Tra l'altro Lopez ha contestato questo ulteriore recupero nel recupero. Sfuma la vittoria al Porta Elisa che manca da 4 mesi e mezzo. Da 4 mesi e mezzo la Lucchese non vince in casa. È un periodo di tempo un po' troppo lungo. Poi anche la Nazione, Pantera, il veleno del derby nella coda. Gol di Buratto, ma gli arancioni ridotti in 10, segnano oltre il 95esimo. Lopez, quei 20 secondi in più regalati, quel pari è arrivato a tempo scaduto. Bini, dice l'amministratore delegato, derubati dalla vittoria, non ci stiamo a farci prendere in giro così. Mentre l'allenatore della Pistoiese Indiani replica, la partita l'abbiamo fatta noi. E poi il Tau, migliore italiana dilettanti dell'Universal Youth Cup. Il basket, questa sera la Gesam Lemura in campo a Napoli, prima partita verità nei playoff, debutto appunto a Napoli, il team deve dimenticare l'ultimo successo nella fase ad orologio, Pegaso speciale Vano Fanini per la sua lotta al doping. Vado ancora a proporvi per quanto riguarda Versilia Sport dal Tirreno, si parla di hockey su pista, Mariotti, tornare al CGC, nessuna preclusione, il commissario tecnico della nazionale di hockey commenta soddisfatto il secondo posto della selezione Under 23 nella Coppa Latina e parla anche del suo futuro. Kanda Kisgei e Margherita Civè trionfano sulle strade di Strettoia al trofeo Pila dei Cinquini, mentre ci sarà bisogno di biglietti nominativi per il derby tra la Massese e il Viareggio. Poi vi segnalo ancora da Lucca Sport, in questo caso sempre del Tirreno, Nottolino e Pantera alleate contro Pesce, in Serie D le ragazze di Coach BG che affrontano la capolista, mentre a San Marco la seconda della classe ospita il Garfagnana. Anche qui il Gesam Gas pronto a difendere il titolo al Pala Vesuvio contro la Dike Napoli e a patron Ivano Fanini il Pegaso per lo Sport 2018. Siamo quasi in chiusura, caro Marco. Allora, è una bella attività, un'attività affascinante quella dello speleologo. Al di là adesso di quello che succede sabato e domenica, lo vogliamo ancora ricordare così magari? Sì, il weekend andate, speleo, cosa fate, andremo ad Arni, una piccola cava, a fare un po' di attività esterna e poi in una grotta lì vicino, la Buca del Tunnel,
dove metteremo in pratica in grotta queste manovre che abbiamo imparato. Una robina semplice. Roba semplice, accessibile a chiunque voglia provare. Per avviarsi, diciamo. Per avviarsi, esatto. Se posso, un'altra, secondo me, informazione interessante che mi fa piacere di parlarne qua, è un'attività che hanno fatto tre gruppi speleologici, lo Speleo Club Carfagnana, il gruppo di Firenze e di Prato, con i relativi CAI di competenza, quindi il CAI di Firenze, di Castelnuovo Carfagnana e di Prato, che è la realizzazione di un sentiero tematico speleologico in Carcaraia. Ah. E quindi sono stati, diciamo, collegati con un sentiero esterno gli ingressi di grotte particolarmente importanti, e sono stati messi dei cartelli esplicativi sia della grotta ma anche di quello che un po' ci siamo detti sulle acque, su quello che sono anche gli aspetti un pochino più scientifici dell'attività, e uno può farsi un giro speleologico stando fuori anche e scoprendo, farsi un'idea di quello che c'è sotto e farsi esattamente un'idea di quello che su cosa sta camminando. Quindi il sentiero dei meno mille, che è un sentiero CAI a tutti gli effetti. Perché meno mille? Meno mille perché tocca quelli che sono diciamo le grotte che hanno più di 1000 metri di dislivello rispetto all'ingresso. Sono tanti 1000 metri, che sono tanti, sì, veramente. Sono tanti e sono qua tutti, insomma, in un mondo sotterraneo ancora che dove c'è tanto, come dicevamo, da scoprire. Va bene Marco, è stato un piacere averti grazie con noi. A voi. Ti ringrazio, ringrazio tutto il gruppo Speleo Club Carfagnana e vi faccio complimenti per tutto quello che fate. Ringraziamo anche Matteo Bedini di là dal vetro. Buongiorno con noi, torna domattina sempre alle 8:30 in studio. Ci sarà il collega Egidio Conca. Ringrazio di nuovo Marco Lunardi, tutti voi che ci avete seguito fin qui. Tra poco il TG Noi. Buongiorno.